Primi battibecchi in consiglio comunale a Rimini in occasione della definizione delle commissioni. I toni si sono scaldati tra il consigliere di Fratelli d'Italia Renzi, che contestava la distribuzione dei consiglieri, in particolare in quinta commissione, quella bilancio, e il sindaco Sade Golvad, che lo ha ripreso per aver battuto i pugni sul banco nel corso del suo intervento. Il sindaco di stare zitto, di non interrompere un consigliere. Basta Gianni. Sindaco, stia al suo posto. Faccia il bravo, faccia la persona responsabile, non faccia come il suo predecessore che aveva questo... La presidente del Consiglio Corazzi ha dovuto interrompere la seduta, riunire i capigruppo per risolvere la questione tecnica legata alla composizione. Alla fine si è trovato l'accordo ed è ritornato il sereno, con l'impegno bipartisan a mettere mano presto allo statuto e ai regolamenti per garantire un'attività consigliare più snella. Visto che vogliamo essere opposizione costruttiva, iniziamo anche fin da subito da questo punto di vista. Ci impegneremo affinché appunto vengano modificati tutti gli aspetti un po' critici di questo regolamento, in maniera tale da rendere il lavoro dell'attività nostra consigliare più snella e funzionale possibile. Quanto è accaduto stasera è stato risolto col buon senso, però porta a dimostrare che un comune capoluogo di provincia che fa 150.000 abitanti non può lavorare con questi strumenti, né a livello statutario né a livello di regolamento. Momenti di tensione anche al termine dell'ora delle interrogazioni, che si è dilungata per via di alcuni interventi e visto rimandare alcune interrogazioni alla prossima seduta, tra queste quella della consigliera Gloria Lisi, che ha contestato la decisione parlando di scarsa correttezza e rispetto. Se non riuscite a dare rispetto non iniziamo bene con questo consiglio comunale, poi ne tragga lei le conclusioni, ma parla da sola. Allora, le tempistiche sono indicate sia sullo schermo che noi abbiamo, sia la regia. Sono stati interrotti gli assessori più volte, come anche i consiglieri che sono andati avanti. Tra le questioni affrontate, su sollecitazione del consigliere Renzi, si è tornati anche sulla mobilità del centro. Ponte di Tiberio, via Ducale, via Tripoli. L'assessore Frisoni ha anticipato anche alcuni progetti. La sua proposta prevede la riapertura del ponte di Tiberio. Noi questa cosa non la faremo mai più. Cosa sta facendo dunque l'amministrazione per cercare, ha toccato un altro tema per esempio, di risolvere una situazione che oggettivamente sull'asse di via Tripoli presenta alcune criticità? Stiamo progettando una rotatoria all'altezza di Bigno. Questo perché? Perché intendiamo andare a creare un asse parallelo alla via Tripoli che da Bigno, sulla via parallela allo stadio, sfondi su via Ugo Bassi con due rotatorie, una all'altezza di Bigno e una in fondo su via Ugo Bassi in corrispondenza delle aree dell'area questura. E in questo modo si crea un asse parallelo di scorrimento che può aiutare a velocizzare la via Tripoli. Il ragionamento che stiamo affinando, sempre per cercare di migliorare la circolazione intorno al centro storico, prevede anche la rimozione di altri due punti delicati, che sono la creazione, se si riesce, di un sottopasso ciclopedonale nel Borgo Mazzini per eliminare il semaforo e valutare anche una creazione di un sottopasso ai pressi del Settebello. Io ho parlato di percorsi alternativi a quello che oggi è l'intasamento del traffico veicolare su Corso d'Augusto, via Ducale, via Clodia. Sono dal 2019 che voi ancora non avete risolto questo problema. Dovreste andare a stare in via Ducale. Questo benedetto ponte alternativo, che doveva essere oggetto della sperimentazione della chiusa del ponte di Tiberio, ancora una volta lei non ci dice a che punto è, se avete un progetto preliminare, definitivo, quando lo realizzerete o meno.